Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti all'incontro di formazione, di scoperta del lavoro di Delphine Perret, che è anche l'ultimo incontro di formazione del ciclo di Lector in Fabula, di Lector Ragazzi. E, siamo molto felici di avere con noi oggi pomeriggio Delphine Perret, che vedete dall'altra parte dello schermo, che è collegata con noi dalla Francia e che è l'ultima ospite, diciamo, ufficiale dell'edizione di Lector di quest'anno. Buongiorno Delphine, bonjour. Premessa, Delphine ovviamente parlerà in francese, che è la sua lingua natale, e io poi mi occuperò di tradurla, speriamo degnamente, e quindi ci sarà un po' di tempo di traduzione. Per chi di voi capisce il francese sarà più easy e si andrà al primo impatto. Allora, vi dico, prima di entrare in questa sessione con Delphine, vi racconto un po' di cose sull'autrice che ci troviamo davanti. Delphine Perret è, come dicevo, una illustratrice e autrice di libri per l'infanzia. Viene dalla Francia. Il suo lavoro in Italia in realtà è ancora, secondo me, molto poco noto, anche se Terre di Mezzo sta pubblicando diversi suoi titoli, fra cui ultimissimo, appena uscito in libreria, Tutto comincia da un punto. E prima ci ha regalato i due volumi della saga di Bjorn, ma i suoi lavori sono stati pubblicati anche dal Castoro e dalla Margherita. Si diploma Delphine al Les Arts Déco di Strasburgo e poi inizia a lavorare come illustratrice, anche se, e come autrice, anche se la sua carriera è piuttosto atipica, nel senso che accanto al lavoro appunto vero e proprio di ragionare, scrivere e disegnare per bambini, ha sempre portato avanti una ricerca artistica parallela che ha a che fare con il disegno per la stampa, che ha avuto moltissimo a che fare con un collettivo francese che si chiama Les Bocal, con tutto un lavoro legato all'installazione nello spazio e al disegno messo nello spazio attraverso il lavoro su dei murales, sugli esterni, e anche cosa non di cui magari avremo modo di parlare con Delphine, cosa non solita per un autore, è quella di lavorare a mostrare il lavoro degli altri. Lo ha fatto attraverso una galleria in cui esponeva assieme a un gruppo di artisti amici i lavori di altri artisti. Lo ha fatto anche con un'opera letteraria che ancora in Italia non è stata tradotta, che si chiama Les Ateliers, che è proprio un libro sui luoghi in cui gli artisti disegnano, producono e creano. Uno dei motivi per cui abbiamo, ma non solo, per cui abbiamo invitato Delphine, che intanto sta facendo, come notate, delle prove con l'iPad girandolo in tutti i sensi, a questa edizione di Lector in Fabula, è perché Delphine è stata selezionata per una modalità molto particolare di un progetto che si chiama Conversando a testa in su, che ha avuto una gestazione più complessa degli altri anni, in cui era facile spostarsi da un posto all'altro e poter andare a vedere una città, ma invece quest'anno, in cui siamo stati tutti chiusi a casa e chiusi dentro i confini delle nostre regioni, delle nostre città, dei nostri stati, non è stato possibile realizzare con la classica perché è il secondo anno che avviene, visita dell'autrice a Conversano. Ma ci siamo inventati un altro modo, di cui poi avremo modo di parlare. Io partirei, je fais une brève introduction sur Delphine Ah, Perret, sì. in generale. Partirei dall'ultimo libro di Delphine,
ci serve, l'ultimo libro tradotto in italiano di Delphine, che ci serve un po' per entrare nel suo universo creativo. Perché tutto comincia da un punto, è una storia che parla di come cominciano le storie e di come si sviluppano le storie. Allora vorrei, e adesso vi condividerò lo schermo per farvene vedere almeno un primo pezzetto, su cui poi vorrei interrogare Delphine su alcuni punti, appunto. Je vais juste montrer le début du livre. Et comme ça, après, je vais te poser les questions, bien sûr. Mais j'ai besoin qu'il m'abilite pour partager l'écran. Posso avere la condivisione dello schermo? Grazie. Eccoci, adesso ve lo posso far vedere. Se il mio schermo decide di collaborare. Non mi sono fermata, è solo che non riesce. Voilà, trovato. Bene, t'asqua? Ok, tutto comincia da un punto. Un punto, due punti, qualcuno, folla, cielo, lettera O, numero 0, 1, 2, 9, 3D. 179, 1, una linea, l'orizzonte, una strada, un campo, un pentagramma, una lingua, un codice, una scrittura, una melodia, un capolavoro, una cacofonia, un pidocchio. Mi fermo qui, anche se poi avremo magari modo di andare avanti, perché già questo inizio mi sembra molto identificativo e molto interessante per cominciare a parlare di come lavora Delphine. E mi sembra che questo gioco di quasi domino fra una cosa e quello che quella stessa cosa, un punto, può diventare, sia molto identificativo di un metodo di lavoro. Allora mi piacerebbe chiedere un po' a Delphine di raccontarci se quella di questo libro è la sua dinamica di creazione artistica tipica, se è un progetto in realtà speciale con cui lei ha cercato di raccontare come nascono le storie, come nascono le immagini. O se ha veramente a che fare con il suo modo di pensare le storie. E adesso glielo traduco in francese. Et donc, réduite, en fait, la question c'était sur ces livres-là, ça raconte une démarche de création d'images et d'histoires qui pourrait être très intéressant à penser comme les systèmes avec lesquels tu composes des histoires. Et donc, la question c'était. C'est ça, c'est ta démarche à toi de raconter des histoires, ou c'est bien un processus précis que tu voulais raconter, et quel était en fait, quelle est l'origine des histoires selon toi? Wow, c'est une grosse question. Ouais. Ce livre, c'est quand même. Attends, je suis tombée. Moi aussi. C'est un livre qui est. Pour dont je l'ai fait, c'est un livre expérimental que les autres pour moi. J'ai profité pour ressortir. C'est un livre qui a commencé avec des dessins au mur, en fait.
aussi simple que ça. Mentre Delphine ci finisce le immagini, vi dico quello che ha detto. In realtà dice che questo è un libro molto particolare per lei, perché è un libro molto sperimentale. Ha cominciato con questi disegni molto semplici che ci sta facendo vedere. Quand j'ai une idée de livre, donc ça c'est vraiment, on peut dire que ça c'est l'essence même de tout le livre en fait. Questa è l'essenza di tutto il libro intero. E c'est une liste de... Ouais, ça va avec l'arbre. D'ailleurs, c'est été une page du livre. È una... È la parte che va, che parte dall'interno del libro legata all'albero ed è veramente il cuore del libro. Ah, ops. En fait, d'habitude avec une idée, pardon, tu m'entends? Oui. D'habitude avec cette première idée, je peux, je réfléchis à un livre vert et je choisis. Là, je pouvais. Cette idée là, tu vois, pour plusieurs postes. Delphine, excusez-moi, mais tu étais complètement coupée. Ah. Là, tu ne bouges pas. Mais je t'entends. Ok, ci siamo? Sei là? Ok, vas-y. Bon. On a perdu cette phrase, donc il faut que tu la répètes. Ah. Normalement, avec une idée de départ, il y a plusieurs livres possibles. Et souvent, je réfléchis et je choisis. Pour ce livre-là, j'ai eu envie de ne pas choisir quel livre j'allais faire avec cette idée-là. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé avec Olivier Douzou, des éditions du Rouergue. C'est qu'il me semblait être... j'avais envie de travailler avec lui, d'abord sur... c'est un projet qui est plus dans le rapport texte-image et qui n'est pas narratif pour moi. Ce livre-là n'est pas pour moi narratif. Et aussi parce qu'il me semblait être un bon interlocuteur pour quelque chose de plus expérimental. E allora Delphine ci diceva che di solito quando si ha un'idea per un libro, da un'idea di partenza si potrebbero sviluppare tantissimi libri diversi. Si sceglie un punto e poi da lì si esplora. Con questo libro però aveva voglia di fare una cosa diversa, cioè aveva voglia di non scegliere, rimanere in un dominio in cui si poteva andare un po' in tante parti diverse. È per questo che ha deciso di fare questo libro con un editor che si chiama Olivier Douzou, che è un editor molto famoso in Francia, che è il direttore editoriale di una casa editrice che si chiama Rouergue, che poi ha pubblicato il libro, perché era secondo lei la persona giusta per lavorare a questo libro che era molto legato al rapporto fra testo e immagine e meno alla narrazione. È molto legato anche all'oggetto libro. Et voilà, en fait, ce livre-là, je n'ai pas voulu choisir de piste et donc Olivier m'a aussi beaucoup encouragé à explorer toutes les facettes de cette idée de départ qu'on peut résumer à dis-moi ce que tu vois, je te dirai qui tu es, en fait. Diceva che una delle idee che avevano sviluppato con Olivier era proprio quella di non scegliere una pista, esplorare tutti i lati possibili e di fatto giocare un po' con questa idea di fondo che è dimmi che cosa vedi e io poi ti dirò chi sei. E donc c'est quand même un livre qui du coup avec beaucoup de dimensions possibles, si tu veux, entre la question du point de vue, la question des codes, la question de comment on décode, comment on interprète, mais aussi les codes qui font langage aussi. Et toute la question de la subjectivité. Donc, tu peux, il y a un infini des possibles, en fait.
et presque chaque double page pourrait être un point de départ pour une idée, pour un livre. Mais cette idée qui est une double page, là, peut-être autre chose d'un coup, tu veux traduire déjà ? Non, vas-y. Cette idée de départ qui est une double page dans le livre, j'en ai fait un deuxième livre en France. Il y a un deuxième livre qui est paru en même temps pour les plus petits, qui s'appelle « C'est un arbre ». Voilà, c'est celle-ci, je vais te montrer « C'est un arbre ». Allora, intanto mentre Delphine cerca il libro, ve lo dico, il libro è un libro multidimensionale, è un libro che parla del punto di vista, che parla dei codici intesi sia come, come dire, modalità attraverso cui vediamo e guardiamo, ma anche i codici del linguaggio. E quindi la questione centrale del libro è la soggettività. Ogni doppia pagina, un libro infinito, perché ogni doppia pagina potrebbe essere l'inizio di una storia. E una doppia pagina specifica, che adesso cerco di farvi vedere, in realtà è poi diventato un ulteriore libro, non guardatelo, vado molto molto svelto, ma è per trovare la pagina di cui Delphine vi parlava. E intanto vi do anche un'idea di che cosa si trova. Voilà. Questa doppia pagina, in cui su sinistra c'è un albero e accanto trovate un testo, è poi l'inizio di un'altra opera che è uscita per lo stesso editore. Voilà. J'ai voulu. Ça aurait pu être le. Comment dire? Au départ, tu vois, quand je parlais de mes papiers sur le mur et que je me suis dit que ça pourrait être un livre comme ci ou un livre comme ça. J'ai d'abord pensé à en faire cette que j'ai fait quand même. Mais heureusement, j'ai quand même pu ouvrir sur tout le reste. Ça m'a permis d'explorer beaucoup de choses. Et ce livre-là, on l'a sorti en même temps pour les plus petits. Et c'est exactement la même thématique. C'est le développement de cette phrase que tu as lue tout à l'heure. Donc, ouais, sauf qu'on voit tout le monde. Je ne sais pas si tu l'avais déjà suivi. E quello che vediamo in realtà in questo libro, che è proprio libro che viene dalle stesse cose che aveva appese, inizialmente diceva sono partita da dei disegni molto semplici che avevo appese al muro, e questo libro di fatto è il dispiegamento, pensando poi per i più piccoli, quella doppia pagina che abbiamo visto prima, in cui c'era un albero che, e tutte le frasi accanto all'albero. Un riparo dice l'uccello, calo calce il libro, legna per il cammino dice l'uomo che ha freddo, un ramoscello dice il gigante, un disegno dice qualcun altro, sono diventate poi le frasi e alcuni dei pezzi di questo secondo libro. Voilà, je sais plus la question des mi piace pensare che... che questa idea delle piste possibili, mi piace pensare a Delphine davanti a tutte queste piste possibili di scelta. Mi piacerebbe però anche chiederle poi come invece si costruisce una storia quando scegli una pista, soprattutto nel caso di Delphine, in cui spesso le storie che racconta sono storie di cui è autrice e anche disegnatrice, quindi in cui queste due componenti, come avete visto, super sintetiche già dal libro, si mescolano e si tengono insieme. En fait, la question c'était, j'aimerais bien voir ce qui se passe une fois que t'as, dans ces livres, tu avais plein de pistes, mais quand tu fais un livre, tu as des pistes et après tu en prends une. Et donc, j'aimerais bien te demander comment ça se passe après, de ta histoire, surtout en pensant que toi, tu travailles avec les images et les textes, donc ce sont deux choses qui viennent en même temps, qui viennent l'une après l'autre. Comment la démarche artistique, après l'idée, se poursuit? Voilà. Bien, c'est quand même un des moments les plus intéressants dans le travail. Pour moi, j'aime trouver l'idée. Et après, ce dont on pourra parler d'ailleurs au sujet du livre des ateliers, j'ai vu que je n'étais pas la seule à aimer ce moment où tout est possible. Le livre est idéal, il n'existe pas encore et il peut encore être tout. Il peut avoir mille formes différentes. Je m'arrête là.
È il momento, forse quello di, questo è il momento più interessante della, della creazione di un libro, perché io adoro il momento in cui devo trovare l'idea. E la cosa che mi ha molto colpito è che in effetti questa è una cosa che non succede solo a me, e questo fa anche parte del progetto sugli atelier di cui vi avevo accennato prima. Ho visto che è una cosa che colpisce tantissimi artisti, quel momento in cui ancora tutto può essere. Et du coup, ce qui est difficile, en tout cas moi, ce qui m'est difficile aussi dans la vie, c'est de faire un choix et de ne pas regretter tous les livres potentiels qu'il aurait pu être. À partir du moment où je fais le choix, ça dépend quand même beaucoup de chaque livre. Chaque projet se déroule quand même un peu différemment. J'essaie de réfléchir à des livres comme Björn ou comme Moi, le loup et les chocos, qui est aussi paru en Italie. Sont des livres effectivement où l'illustration alterne avec le texte, et c'est comme deux langues, deux outils qui me permettent à chaque fois de choisir comment dire mieux une chose. Est-ce que c'est mieux de la dire en dessin ou en texte? Allora, in effetti Delphine diceva che quando uno dei drammi, poi quando ci si trova a dover scegliere, è scegliere, e quindi trovarsi in una dinamica in cui poi non si debba rimpiangere di aver lasciato qualche cosa da parte. Però dice anche che la modalità di lavoro, e quindi modalità poi di messa in forma dell'idea, cambia molto a seconda del tipo di progetto che fa. Ad esempio in Bjorn, il testo e le immagini hanno una specie di alternanza continua, come se fossero due lingue, due strumenti diversi, e ogni volta Delphine si pone il problema di con quale di questi due strumenti può dire meglio la cosa che vuole dire, e quindi poi alternandoli. Et en fait, quand même, le travail principal, le plus important, il se fait dans la tête au début. Pardon. En fait, je perds le fil à chaque fois, tu sais, parce que j'écoute ton italien. T'inquiète pas, la distraiamo con la traduzione. Donc, le travail est dans la tête quand j'ai une. Non, ça va la connexion? Ça Voilà. Quand j'ai une idée qui me vient d'histoire ou de sujet, en fait, il peut arriver que je la porte vraiment de nombreuses années. Ça peut être que quelques semaines aussi, hein, mais j'ai envie de dire quelque chose et je manipule dans tous les sens cette chose pour savoir comment la dire au mieux. J'ai très peur. Des livres où grossiers, quoi, tu vois, où le message est grossier. Enfin, le message, je parle même pas de morale ou quoi, hein, mais tu vois, cette chose que j'ai eu envie de dire, pour moi, c'est donc, je réfléchis beaucoup, j'ai cette image de pâte à modeler, tu vois, que je triture dans la tête, pour savoir comment aborder, les choses. Allora, il lavoro più importante però è quello che succede di fatto nella testa dell'artista, perché è lì che poi stanno le cose. A volte ci sono delle ispirazioni o idee che stanno in testa per dei mesi, e vengono covate quasi come delle uova, a volte per settimane, però è molto importante per me arrivare a capire esattamente cosa voglio dire e manipolare, come dice poi, ha detto poi alla fine, come se fosse un pongo, un didò, manipolare la cosa che ho in testa perché prenda la forma alla fine per riuscire a dire meglio. Al meglio quello che volevo dire. Non mi piacciono e mi lasciano sempre molto, come dire, delusa i libri in cui il messaggio o quantomeno il concetto che vuole passare è elaborato in una maniera un po' grezza, non raffinata. Io devo continuare
a modellare questa pasta finché non arrivo a capire esattamente che cosa voglio. C'est de te répondre sur. En fait, je me rends compte de manière générale, parce que chaque livre a une histoire différente de conception. Et aussi, je me rends compte que ça correspond à des moments dans ma vie. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de parler de quelque chose. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de tester des choses avec les mots ou de tester des images. Une envie. Enfin, un livre peut venir d'envies très différentes. Et certains livres que j'ai faits il y a quelques années. Aujourd'hui, je les ferai plus du tout, ou plus du tout pareil, ou plus pour les mêmes raisons. Donc, c'est vrai que c'est difficile de te proposer un fil général pour tous les livres. Allora, però in generale quello che diceva Delfina è che ogni libro ha una sua storia di concezione, quello che un po' ci diceva già prima. E i libri vanno molto in parallelo con i momenti che uno vive. Ci sono dei momenti in cui si ha voglia di dire alcune cose, dei momenti in cui si ha voglia di sperimentare del testo, dei momenti in cui si vuole sperimentare con la parola. E probabilmente riguardandoli da lontano, alcuni libri non li farei più così, non li farei più per le stesse ragioni e quindi avrebbero probabilmente una vita molto diversa ed è molto difficile trovare un unico filo che tenga tutto insieme, diciamo, dal punto di vista della concezione. On parlait ce matin avec les classes de cette histoire de crocodile. Par exemple, vraiment une envie d'adresser à un âge particulier. Pour Kaléidoscopage, c'est une envie de réfléchir et de proposer une réflexion. J'ai une histoire qui s'appelle Une super histoire de cow-boy. C'est plus une envie de jouer avec le texte et l'image et le sens qui se produit quand ils se collisionnent, j'ai envie de dire. Et puis, Björn, c'est une envie de raconter et de faire entrer dans un univers le lecteur, comme moi j'ai pu, petite, aimer rentrer dans des histoires. Scusate, scrivo una cosa se non me la scordo. Allora, è vero che poi questa cosa cambia a seconda veramente dei libri. Questa mattina parlavamo con i bambini di Uffa non sono un coccodrillo e quella storia nasceva da un incontro con una classe e dal fatto che in questa classe mi era venuta voglia di parlare a dei bambini di 8 anni, esattamente a loro. In altri casi, come ad esempio per Histoire d'un cowboy, che è un libro che non esiste in italiano, che è di una scimmia che fa delle cose particolari, il gioco invece voleva essere quello di ragionare cosa succede quando si ragiona su testo e immagine. Nel libro, lo dico per inciso per chi non lo conoscesse, la scimmia fa delle cose e il testo ne racconta completamente delle altre. Per Kaleidoscopage, che è tutto comincia da un punto, invece avevo più voglia di sperimentare e guardare a un pubblico più grande. Per Björn, invece, ancora, lì la voglia, il desiderio era quello di far entrare i bambini in un universo narrativo, così come io da piccola avevo avuto dei libri che mi permettevano questi tipi di immersione. Il punto comune, par contre, c'est que je me rends compte que je surveille beaucoup l'interprétation qu'on peut avoir du livre. C'est-à-dire. J'ai par exemple une histoire qui s'appelle L'eau et la chaise. C'est un enfant qui part. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, là, alors, tu parlais de L'eau et la chaise? Non. Hop, t'es congelé. L'abbiamo... Tu es là? Alors, je ne sais pas où ça s'est arrêté. Je parlais d'une histoire qui s'appelle Pablo et la chaise. Ok. Ça y est. Un enfant qui s'en va. Et par exemple, je prends cet exemple parce que c'est assez simple à expliquer et à comprendre. L'idée, c'était qu'un enfant parte suite à un cadeau, donc on lui offre une chaise, il s'en va. Et
ce matin aussi, j'expliquais que la fin est très importante parce que c'est elle qui donne le, en fait, qui donne l'histoire, toute l'histoire, qui donne toutes les clés. Et pour ce livre-là, par exemple, c'est pas tellement que j'avais une idée de ce que je voulais qu'on en retire, mais j'avais surtout l'idée de ce que je voulais pas qu'on en retire. C'est-à-dire, un lecteur, quand il allait fermer le livre, je voulais surtout pas qu'il croie pas que l'enfant a renoncé à ses rêves. Donc, je fais mes choix en fonction de... Je sais pas comment le dire, je sais pas bien on m'exprime aujourd'hui. Je fais des choix en fonction des messages que je ne veux pas faire passer. J'essaie de... Par exemple, moi, du coup, j'ai choisi une fin à ce livre. Je me suis dit, ah mince, s'il se passe ça, je passe ce message-là et ça, je n'en veux pas. S'il se passe ci, je passe ce message-là et ça, je n'en veux pas non plus. Tu vois, c'est par élimination. Je ne sais pas si je suis très claire. Non, non. C'est clair, c'est très intéressant en plus. Allora, diceva Delphine, è interessante questa idea di pensarsi al contrario, nel senso che diceva che c'è un punto in comune nel suo comunque modo di lavorare, creare le storie e di disegnarle, che è sorvegliare nel libro quella che potrebbe essere l'interpretazione. Faceva l'esempio di un libro che in italiano non c'è, che si chiama Pablo e la chaise, Pablo e la sedia, dove c'è un bambino che parte in seguito a un regalo che riceve, che è una sedia. E stamattina con i bambini parlava dell'importanza, quando si dice, molto spesso si dice che cominciano le storie, come nasce l'idea, ma stamattina parlava anche dell'importanza di trovare una fine che giustifichi il percorso che nel libro si fa. E Delphine diceva che in questo caso era più importante per lei ragionare su quello che non voleva che il lettore si portasse a casa dalla fine di questo libro, piuttosto che sulla fine precisa, ovvero fare un ragionamento per esclusione. Se questo libro finisce così, il lettore lo percepirà in questo modo e questo non mi interessa. Se questo libro finisce così, il lettore lo capirà così e non è qui che voglio andare. È come quindi un discorso di eliminazione per arrivare a dire esattamente la cosa, a trovare la cosa giusta con cui chiudere in questo caso. E dans cette histoire, par exemple, j'ai eu, comme c'est un enfant qui s'en va, je me suis dit, s'il revient pas, qu'est-ce que ça dit? Tu vois, c'est quand même dur. Et s'il revient, je veux pas non plus transmettre le message de « Ah ben c'est bon, t'es parti, de toute façon tu reviens toujours à ton point de départ ». Donc, par exemple, dans ce livre-là, c'était pas évident, et je sais pas si c'est ça qu'on comprend, que tout le monde comprend, c'était pas évident de le faire à la fois revenir et à la fois de sentir qu'il avait quand même, qu'il s'était enrichi personnellement en partant. Ad esempio in questa storia rispetto alla questione del finale c'erano queste due grandi opzioni. Questo bambino parte e quindi si hanno due finali possibili: lo si fa parte e non torna più, oppure parte e ritorna. E io non volevo né dare l'impressione che partiva e abbandonava tutto, quindi di rottura, ma non volevo neanche dare l'impressione che alla fine di questa storia tornare fosse la soluzione che ricomponeva tutto il quadro. E quindi volevo trovare un finale che tenesse insieme queste due cose, cioè l'arricchimento dell'essere partiti, ma anche il bello di poter tornare. On n'a pas vu la double page parce que t'étais bloqué, donc si tu peux la remontrer. Pardon. Juste pour que je ne sais pas laquelle montrer, mais là, il parle, par exemple. Mm-hmm. Questo è quello che se ne va. E Delphine che è di nuovo bloccata, voilà. On va pas parler de celui-là s'il n'existe pas en italien. Non. Mais il y avait une chose que tu avais dit ce matin sur une double page sur laquelle tu étais arrêtée. Questa mattina aveva detto una cosa su una delle due pagine su cui si era fermata, che nonostante Bjorn sia una storia nata dopo, già all'interno di Pablo c'era il personaggio di Bjorn. E non so però se possiamo dirglielo perché l'abbiamo di nuovo congelata.
Delphine? Intanto vi dico io una cosa che aveva anticipato. Ops, eccola. Là. Alors, du coup, j'ai pas entendu la question. Non, 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 c'était juste que ce matin, tu avais dit aux enfants que dans un des doubles pages de Pablo, il y avait déjà Bjorn. Oups. Oui, c'est vrai. Et en fait, ça a aussi à voir... Moi, je t'entends. Et ça a à voir aussi avec l'idée que des images restent dans la tête et après produisent des histoires sur un temps très long. Ben, c'est surtout ce qui est étonnant, c'est comme des personnages parfois arrivent malgré soi, en fait. E quello che dicevo a Delphine era proprio quello che dicevamo prima, è che in questo che Bjorn è stato in questo libro per molto tempo prima di diventare l'orso che poi ha raccontato. E diceva Delphine che è una cosa sconvolgente che gli animali a volte arrivano malgrado tutto, gli animali, i personaggi arrivano malgrado tutto, così come le storie, no? E stanno lì per tanto tempo. La connessione è va. Peut-être c'est la tempête chez moi, alors c'était pour ça. C'è una. Delphine dice che c'è un temporale da lei, quindi questo potrebbe essere il motivo per cui la linea va e viene. E io avevo un'altra domanda che pensava che si collega un po' al discorso che stavamo facendo. Mi sembra che uno dei temi fondamentali si collega col discorso del gioco di scelta dei tuoi lavori, sia raccontare dei punti di vista diversi. E mi piacerebbe chiederti quanto è importante questo elemento del punto di vista. Nel caso di Bjorn è tutta una storia vista dal punto di vista di alcuni animaletti del bosco. Uffa, non sono un coccodrillo, è la protesta di due alligatori che si sentono, come dire, bistrattati nella loro alligatorità rispetto ai bambini. Quindi, e in tanti altri, anche in Cowboy di cui parlava prima, c'è di nuovo il punto di vista del testo e il punto di vista dell'immagine. Quindi mi piacerebbe interrogarla su questo elemento qua. Ma question c'était sur le fait que le point de vue c'est très important, la prise du point de vue c'est très important dans tes livres. J'ai l'impression que c'est même la chose la plus importante, décider quel est le point de vue qu'on utilise. Et parfois, ça implique des personnages comme Dan Bjorn, par exemple, ou des projets comme Kaleidoscopage. Donc, je voulais savoir, te demander comment tu travailles sur le point de vue et quand est-il important dans ton travail? Et c'est quoi et qu'est-ce que tu as dit en dernier? Et quand il est important, elle est importante dans ton travail pour toi, pour ton développement de travail. C'est une bonne remarque, hein, je n'avais pas remarqué moi. alors, je réfléchis. Ma mère a dit que non se n'era mai accorta, quindi la domanda era perfettamente centrata. C'est vrai que il y a plusieurs choses. Il y a une voix à trouver. Je trouve à chaque livre, il y a une voix qui raconte, si tu veux. Je crois que Bjorn, j'avais vraiment l'idée de cette voix-là, en fait, qui doit ressembler, je pense, à des livres que j'ai lus enfant, parce que c'est un sentiment que j'ai moi, que j'ai eu envie de transmettre à l'écriture. Le dernier que j'ai montré ce matin, qui s'appelle Les Ovelles du Collet. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais je m'adresse au lecteur. C'est un texte très simple et je pose toujours une question au lecteur à la fin. En fait, il y a effectivement à chaque fois une voie de narration. Et ça, c'est une première chose. Mais le point de vue... Je pense que moi, j'écris des livres aussi parce que c'est le même sentiment que quand tu te promènes avec quelqu'un et tu lui dis « T'as vu ça ? T'as vu cette petite pousse d'herbe qui pousse par terre ?» Ou alors, quand tu partages une émotion, tu vois, dire « Toi, est-ce que toi aussi, ça t'est arrivé de te sentir comme ça quand quelqu'un réagit comme ça ?»
Donc c'est un peu c'est pas vraiment la réponse à ta question, mais il y a quand même l'idée d'un partage de point de vue. Moi, je vois les choses comme ça. Est-ce que toi aussi, ça te fait écho, en fait? Allora, dice che non ha risposto probabilmente, ma invece secondo me ha risposto moltissimo. Parla di due punti importanti. Il primo è quella di trovare una voce a ogni libro, cioè una voce da trovare per ogni tipo di racconto. Ed è un po' anche la voce del narratore, ad esempio nel caso di Bjorn aveva molto chiaramente in testa la voce che voleva ed era la stessa voce che in qualche modo lei trovava, come ci aveva già detto prima, nei libri che leggeva da piccola, avere quella stessa voce narrativa. E a volte anche dialogando col lettore, ad esempio nell'ultimo libro che ci ha mostrato, che è pensato per i più piccoli, voilà, si rivolge direttamente al lettore, gli dà del tu, lo chiama in causa. E poi c'è un altro aspetto che è il secondo rispetto a questa idea del punto di vista, che secondo Delphine Perret scrivere i libri è come passeggiare con qualcuno. Quando si cammina vicino a una persona e ci si muove dentro lo stesso paesaggio, capita a volte di dire: hai visto quel lì, c'è quel piccolo ciuffo d'erba diverso dagli altri? Oppure ti è mai capitato di sentire questa cosa così come l'ho sentita io? E quindi probabilmente la cosa importante è provare a condividere un punto di vista con cui poi il lettore o chi cammina con te può fare in qualche modo da a cui il lettore o chi cammina con te può fare da eco. Ok, il y a cette idée de partager un regard ou de complicité en fait à un moment, mais je pense aussi que moi ce que j'attends, alors je me le dis pas quand j'écris mes livres, mais cette question, elle me fait penser au fait que ce qu'on attend d'un livre ou d'un film ou d'une musique, c'est une vision des choses, un autre regard porté sur ce qu'on vit tous. Et ben, je pense que c'est ça qu'on cherche, en fait, quand même, quand on lit des livres. Et je pense que c'est. Ouais, c'est vraiment. Je ne crois pas que j'ai d'autres exemples. Ben, j'ai envie vraiment de te dire que c'est comme de se promener et que tu fais remarquer des choses à l'autre. D'un seul coup, tu proposes un regard, tu remarques des choses qui sont les tiennes et de la même manière, lors de l'autre, tu sais, quand tu fais visiter ta ville à quelqu'un d'autre, par exemple, tu vois des choses que tu n'y voyais pas avant parce que l'autre a un regard neuf. Allora, Delphine diceva che in effetti è una questione di condividere lo sguardo, è proprio quella di creare anche una complicità con l'altro. E diceva anche che probabilmente quello che ci aspettiamo ogni volta quando leggiamo un libro, quando guardiamo un film, è condividere una visione delle cose, che è esattamente quello che poi a volte troviamo dentro queste storie. Veramente raccontare è come far vedere le cose, far mostrare delle cose, diceva di nuovo, passeggiando a qualcuno, che sono le tue cose, ma al tempo stesso quello che succede in questa passeggiata è che poi l'altro può farti vedere quali sono le sue cose. Lo sguardo dell'altro ti porta a notare delle cose diverse. E Delphine diceva, è come quando fai visitare la città dove tu vivi a qualcuno che non l'ha mai vista. A volte quello sguardo che viene da un'altra parte ti fa scoprire delle cose che tu non avevi mai visto pur essendo lì. E après, il y a pas que ça, il y a... Bon, clairement pour moi... Le projet, c'est kaléidoscopage et c'est un arbre. Il y a vraiment, ça parle vraiment de ça, de dire on voit tous un objet selon l'expérience qu'on va en avoir. Tu vois, l'oiseau qui dit l'arbre, c'est un abri, le menuisier qui dit que c'est une table, c'est exactement ça, quoi. Enfin, c'est une question de regard, quel regard on porte sur les choses et c'est quand même toute la définition du monde autour de nous. Ça, c'est une première chose.
Allora, poi dice Delphine, è proprio la cosa che sia in è un albero che tutto comincia da un punto, quindi due libri che abbiamo di cui abbiamo parlato prima. La questione è quella di come vediamo in base all'esperienza che abbiamo di un oggetto, in base agli sguardi che su quell'oggetto in qualche modo portiamo. Et déplacer le regard, enfin, c'est ce que je propose dans les deux livres-là. Cette histoire de déplacer le regard, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est une façon de redécouvrir notre monde. Et ça rejoint la deuxième chose, c'est que dans Bjorn, on en parlait aussi ce matin, et dans ce livre-là, Les Ovelles, les personnages portent un regard neuf sur notre monde. C'est ça qui m'intéresse quand j'utilise des personnages animaux ou extraterrestres, comme pour l'autre livre, c'est qu'ils ont cette naïveté et je trouve que de redécouvrir à chaque fois, comme un enfant, le monde, c'est aussi voir les absurdités, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et c'est toujours le re-questionner en fait. Allora, C'est re-questionner le monde, en fait. non volevo perdere nessuno, je voulais pas rater des morceaux, non volevo perdere nessun pezzo, quindi mi sono messa a scrivere fino alla fine. Allora, Delphine parla di una cosa molto forte, che è quella di spostare lo sguardo. L'intento è proprio quella di spostare lo sguardo, perché questa è una modalità per riscoprire riscoprire il nostro mondo. E in effetti anche questa mattina quando parlava con i bambini, parlo appunto di Bjorn, diceva che la cosa che le interessava dell'utilizzare un personaggio animale, in questo caso un orso, ma anche i suoi amici, era proprio quella di portare uno sguardo nuovo sul nostro mondo. Lo sguardo nuovo è quello naif, più innocente dell'orso, che permette di riscoprire alcune cose esattamente come accade quando le si guarda attraverso lo sguardo di un bambino. Questa riscoperta però è anche il tramite attraverso cui poi rimettiamo in questione quelle cose, quindi continuiamo a porci domande su delle cose che invece senza guardare altrimenti non avremmo potuto questionare. Et moi, ça m'arrive souvent, c'est aussi quelque chose que je disais ce matin aux enfants, parfois je ne comprends pas. Si tu te mets, je pense que si tu oublies un peu tout ce qu'on sait sur comment marche le monde, il y a beaucoup de choses qui te paraissent absurdes. Et je ne sais pas, moi ça m'arrive souvent d'avoir ce regard sur le monde. Tu es dans le train, tu regardes les gens sur le quai et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que tous ces codes? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui se promènera en pyjama, c'est pas possible? Enfin, de re-questionner le monde, c'est pas que le regard d'enfant. Je suis pas en train d'idéaliser le regard d'un enfant, mais simplement, voilà, c'est ce que bah, je me répète en fait. C'est re-questionner toujours le monde, le re-questionner. Ça veut dire aussi ne pas être blasé et ne pas prendre les choses pour acquises. C'est une manière, je pense, de rester vigilant au monde. Allora, a volte potrebbe essere utile fare come esercizio dimenticare tutto quello che si sa sul mondo e tutto quello che si sa su come funzionano le cose. Perché poi capita che quando si fa questo esercizio la nostra quotidianità, i nostri riti, le cose che si fanno sembrano completamente assurdi. Mi capita a volte di fermarmi a guardare le persone sul marciapiede che camminano e dire perché non potrebbe passare uno con un pigiama. Quando si dimenticano i codici, si dimenticano le abitudini, quello che vediamo diventa completamente diverso. E quindi, di nuovo, questo atto di rimettere in questione, ridomandarsi continuamente quello che si guarda, ridomandarsi continuamente rispetto a quello che si vede e quello che si guarda, è un modo per non dare mai niente per acquisito e per scontato. Moi, je réfléchis parce que quand je m'entends dire ça, j'ai l'impression que je devrais être en train de faire des livres très, très graphiques, très, très audacieux.
Et je pense que la manière qui m'est la plus naturelle pour dire ça, c'est à travers des personnages, en fait. J'aimerais être plus audacieuse graphiquement, avoir des livres conceptuellement beaucoup plus forts, mais je pense que voilà, moi, mon moyen d'expression, c'est de rentrer dans la peau d'un autre personnage et de me dire qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça. E per fare questo, Delphine dice, magari si potrebbero fare dei libri graficamente estremamente arditi, sperimentale, ma per me la maniera più naturale di riuscirci è attraverso i personaggi. Ed è proprio quella di entrare nella pelle dei miei personaggi, spesso poi sono degli animali, per poter rendere questa sensazione, questa visione. Il tempo vola via alla velocità della luce. Le temps vraiment va très très vite. La vitesse della lumière. Io vorrei chiedere un'altra cosa a Delphine, che ha forse un'ultima cosa, non lo so, che ha a che fare con ancora con questa cosa dello sguardo, ma con un'ottica molto precisa, che è quella più legata all'elemento comico. I libri di Delphine sono sempre dei libri divertenti, anche quando non vogliono essere dei libri che fanno ridere, ma questo elemento dello humor è sempre molto presente. Ed è uno humor anche tenero. Non è mai per ridere, ma spesso è per far sorridere. Allora mi piacerebbe chiederle come tratta questo elemento all'interno delle sue storie. Et c'est une question sur l'humour, parce qu'en fait j'ai l'impression que dans tes histoires il y en a beaucoup. Même si c'est pas éclatant, c'est pas pour rire comme des fous, mais c'est pour sourire de temps en temps, même dans des histoires qui sont moins rigolotes, disons. Mais il y a toujours cet esprit de l'humour, des choses un peu décalées. Et donc, je voulais te demander, en fait, si, comment tu utilises ça, si c'est une attitude naturelle, si ça te vient normalement. Si... Parce que c'est un humour aussi, ça je disais en italien, qui est beaucoup tendre, il y a beaucoup de tendresse. C'est jamais griffant, mais c'est vraiment quelque chose qui accompagne les personnages. Donc voilà, je voulais te demander comment ça marche pour toi. Ben merci déjà. En fait, je ne sais pas trop. Comincia sempre così, dicendo che non lo sa, però poi parla per 15 minuti, quindi vuol dire che lo sa. Oups. Tu t'es congelé, tu disais un mensonge, donc l'écran s'est congelé. Tu as dit que c'est fermata parce que stava dicendo una bugia. Mais en fait, c'est vrai que je ne sais pas trop. Je pense que c'est déjà une manière d'être ma vie de tous les jours. Je suis plutôt. J'aime bien rigoler, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, super. Si on peut couper ça. Comment dire, l'humour fait partie de ma vie et je m'en sers souvent aussi pour désamorcer des choses. Mais donc je pense que voilà, naturellement, ça fait partie de mes moyens d'expression. Après, je crois aussi que alors il y a plusieurs choses. C'est une manière de toute façon de créer une complicité avec l'autre. Donc là, évidemment, avec le lecteur. Et puis certainement que pour moi, c'est plus facile de faire comme ça parce que je pense que j'ai... Comment dire ? C'est que Pablo et Lachaise, qui est un livre plus sérieux, et ben, j'ai eu un peu peur quand il est sorti. En fait, quand je fais un livre qui me semble plus sérieux, j'ai un peu peur. j'ai un peu peur, ça m'a accueilli. J'ai l'impression que ce qu'on attend de moi, déjà, c'est une forme de légèreté. Et puis... Enfin, de toute façon, je suis en train de me dire, je ne ferai jamais, je pense, des livres graves, tu vois. Je crois quand même beaucoup à la légèreté, ça ne veut pas dire éviter des sujets. Je ne pense pas que j'évite... tu vois, j'ai un livre que je montrais ce matin qui parle de la mort. C'est difficile d'être nuancé là. J'ai pris trop de café en plus. Sauf que je suis un peu... Mais...
Je pense qu'on peut faire passer énormément avec un petit peu d'humour. Mais j'aime beaucoup aussi les choses qui sont plus, tu vois, plus punchy. Je pense à Anouk Ricard qui fait des choses très, très drôles. Enfin, ça me fait mourir de rire, j'adore. Mais enfin, c'est toujours pareil, hein. On choisit pas vraiment nos moyens d'expression. Moi, je trouve, hein, j'ai l'impression plutôt de faire avec les outils que j'ai. Je suis désolée. No, ça va. Dunque, innanzitutto non so bene cosa rispondere, nel senso che è un'altra di quelle cose che mi viene un po' spontanea, probabilmente perché è un modo di essere che io ho nella vita di tutti i giorni. L'humor fa parte del mio essere quotidiano, del modo con cui io guardo le cose. Però, diceva Delphine, ci sono anche due aspetti forse più precisi. Uno è quello che la parte più comica permette di creare una complicità con il lettore e quindi di creare quel rapporto di cui parlavamo anche prima. E dall'altra parte, probabilmente, per lei è più facile scrivere delle cose leggere perché delle cose più comiche, perché ha molta paura che le sue storie risultino gravi. È una cosa che si chiede sempre. Non sono capace di accettare dei libri troppo pesanti. Ad esempio, parlava di un libro che è uscito qualche tempo fa, in cui c'è un personaggio che muore dopo averlo fatto, oppure di Pablo Lachaise, che è un libro molto più serio, e continuamente c'era questa ansia di dire forse ho esagerato, e in qualche modo quindi questa paura dei libri troppo pesanti, questa credere nella leggerezza è quello che la porta verso questo tipo di espressività. Per cui ci sono anche degli altri grandi autori che le piacciono un sacco, come ad esempio Anouk Ricard, che è un'autrice francese di cui in Italia è pubblicato un fumetto bellissimo che si chiama Anna e Froga, che consiglio a tutte e tutti. Però finalmente quello che dice Delphine è che forse non si scelgono i propri mezzi di espressione, in qualche modo sono loro che fanno parte del tuo modo di essere e di fare e raccontare. Mais je pense aussi que c'est quand même l'humour en général est quand même un bon pansement pour beaucoup de choses dans la vie et voilà, enfin c'est pas, je me dis pas tiens il faut que je mette un certain nombre de blagues mais je pense que c'est une manière d'être à l'aise aussi d'être à l'aise avec le lecteur en fait. Dans le livre Bigoudi qui parle d'un chien qui meurt quand même au milieu, j'ai eu très peur à la sortie, je me suis dit mince, mais qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on édite un livre comme ça. Mon éditrice trouvait qu'il était quand même drôle aussi ce livre, tu vois, et pour moi bah, heureusement parce que je vais pas faire un livre voilà, qui plombe l'ambiance pour les enfants. Il s'agit pas de leur proposer que des livres qui leur font croire que le monde est tout rose, mais je veux dire, à un moment donné, on est aussi là pour leur donner envie de se lancer dans la vie, quoi, sans avoir peur de se faire mal. Allora, una cosa molto bella, diceva Delphine, che lo humor è un ottimo cerotto per molte cose nella vita e quindi quando faccio un libro non è che sto lì a pensare quante battute, quante scene divertente devo metterci, ma è vero che attraverso questo codice espressivo io mi trovo molto a mio agio con il mio lettore. E ci parlava di Bigoudi, di questo libro che ci ha appena fatto vedere, che è appunto un libro in cui a metà della storia uno dei personaggi che è un cane muore. Lei era molto preoccupata di questa cosa, mentre la sua editrice che l'ha spinta poi ad andare avanti trova il libro tuttora molto divertente nonostante questa parte, per cui
Voilà, che adesso ci spoiler. È chiaro che De Fin dice: non dobbiamo, non voglio che mi si prenda per una che vuole far vedere ai bambini solo il mondo attraverso dei libri che raccontano il mondo come allegro, ma è vero anche che io mi aspetto un po' che il libro dia al lettore voglia di lanciarsi verso il mondo, e quindi ci sono queste due cose che devono in qualche modo bilanciarsi. Et puis bah, je pense aussi que de faire un livre qui ait de l'humour, c'est aussi pour pas se prendre trop au sérieux. Enfin, tu vois, il y a quand même quelque chose qui ouais, je sais pas, un texte trop sérieux, j'aurais l'impression d'être snob, tu vois. In più De Fin ci dice che in effetti non vorrebbe mai dare l'impressione di essere snob facendo un libro troppo serio, quindi è a questo forse che serve anche la comicità nei suoi libri. On a encore quelques minutes, abbiamo ancora qualche minuto, pochi, e allora forse mi piacerebbe anche se ne parleremo poi diffusamente domani mattina, mi piacerebbe che Delphine ci dicesse qualcosa del suo progetto Conversano a testa in su, non tanto per raccontarci il progetto che sarete costretti tutti a seguire domani, ma ancora per pensare alla progettualità, per pensare a come lavora un autore. Perché appunto, giusto per darvi degli estremi dei sommi capi della storia, quest'anno è stato impossibile chiedere a Delfin di fare una residenza a Conversano, e il modo attraverso cui Delfin ha avuto delle eco di Conversano nelle orecchie sono state delle cartoline che le sono andate dai bambini delle quarte di Conversano, con delle immagini di Conversano, ma anche dei pensieri dei bambini sul luogo che queste cartoline rappresentavano. Allora, di nuovo, per rimanere sul procedimento creativo, mi piacerebbe chiedere a Delfin intanto che effetto le ha fatto ricevere questi materiali, e quanto poi sono stati di ispirazione per arrivare poi al progetto che Delfin sta ancora sistemando. Bah, là, la question, c'était sur Conversano à testa in su. En fait, je résumais un peu la méthode qu'on a utilisée. Mais la question, c'était pour rester encore sur les processus créatifs, en fait. Alors, c'était sur les cartes postales que tu as reçues. Et sur, en fait, comment une démarche de recevoir des images et des voix des enfants, des écritures des enfants, comment ça... t'as donné des idées pour faire les livres, et voilà, si cette démarche artistique, comment tu t'es interfacé avec cette démarche artistique, disons. Voilà. Même si on en parlera demain, mais voilà. Mmh. Pour, en tout ben, c'est sûr que si j'étais venue sur place, j'aurais... C'est quand même souvent ce que je fais, ce que j'essaie de faire quand même dans l'écriture, c'est de partir d'un point de vue singulier d'une personne pour essayer de rejoindre les autres, en fait. Tu vois, je ne vais pas utiliser le mot universel, c'est un peu fort, mais tu vois, de partir d'un personnage pour arriver à quelque chose qui pourrait toucher tout le monde, où chacun pourrait se reconnaître. Et c'est ce que j'aurais voulu faire à Conversano, c'est encore une question de regard, c'était voir la ville en tant que visiteuse, y trouver moi des choses qui me parlent, et puis proposer un point de vue là-dessus. Et Delphine diceva che di solito è chiaro che sarebbe stato tutto molto diverso se fosse andata sul posto, e di solito una cosa che le piace fare è trovare all'interno di un posto, delle immagini, un modo per
cogliere qualcosa di universale che può essere, che può toccare o essere condiviso da tutti. E quindi sicuramente vedendo la città si sarebbe trovata a provare a restituire questo tipo di idea ai suoi lettori. Parce que je pense que ce qui est beau aussi dans une ville, c'est, enfin dans un paysage en général, c'est que plusieurs personnes s'y sont succédées et chacun a un rapport unique avec cet endroit. E una cosa che è importante in una città è che chiaramente la città porta le tracce di tutte le persone che in qualche modo si sono passate e che si sono succedute nel tempo. E quindi la città porta le tracce di questi rapporti unici di persone e di passaggi con la città stessa. Una rue può evocare un chagrin d'amour a quelqu'un, elle peut évoquer une cascade en vélo a quelqu'un d'autre, tu vois. E una strada può essere, ad esempio, per qualcuno il ricordo di pena d'amore, per qualcun altro il fatto di essere caduti dalla bicicletta. Donc c'était un petit peu ce que j'ai voulu faire en proposant les cartes postales. C'est moi je peux pas y aller, mais est-ce que chacun peut me donner son regard sur un endroit de la ville? E quindi il significato delle cartoline che ha ricevuto era proprio questo, chiedere ai bambini che ognuno gli desse un po' questo tipo di sguardo sulla città, ognuno un piccolo sguardo personale. Alors, j'ai reçu beaucoup de cartes postales qui se ressemblent sur la photo. Ha avuto un sacco di cartoline che in effetti dal lato fotografia si assomigliavano molto. Mais c'est vrai que de lire ce qu'ils ont mis de l'autre côté, c'est très touchant. Et tu les as lus, toi? Ma leggere quello che i bambini hanno scritto dietro le cartoline è molto toccante. Mi piacerebbe farli vedere e condividerle con voi, ma per una questione di privacy poi ci sono un sacco di dati sensibili, quindi non posso farlo. Ma sono molto belle. Voilà, enfin, voir qu'un petit garçon aime cet endroit parce qu'il trouve qu'on y mange les meilleures glaces. Quelqu'un d'autre qui parle d'un endroit où il a appris à marcher. Après, c'est difficile, c'est un vrai défi, hein, ce projet de le faire à distance parce que c'est très difficile de dessiner une ville sans y avoir mis les pieds quand même. Enfin, pour ce qui me concerne, c'est difficile. E ad esempio in queste cartoline ci sono dei bambini che raccontano che un posto è il posto che è rimasto in testa perché è il posto dove hanno mangiato un gelato, oppure qualcuno che dice che quel posto è importante perché è il posto dove ha imparato a camminare. Dopodiché è molto difficile riuscire a dare forma a questa cosa senza aver mai messo i piedi in città. Parce que j'aurais déambulé, je me serais un peu perdue dans les rues et j'aurais noté des endroits qui m'intéressent ou qui me semblent jolis ou qui me font penser à autre chose. Enfin, je pense que l'intérêt là, c'est toute l'activité parce que si tu veux un plan précis de la ville, bon ben, il en existe. Delphine dice che in effetti se poi fosse stata sarebbe stato diverso perché avrebbe avuto modo di passeggiare, di camminare in mezzo strade e quindi questo avrebbe dato origine a uno sguardo di tipo più soggettivo probabilmente rispetto appunto di nuovo alla città. Mais c'est vrai que du coup cet envoi de carte postale ça crée un lien qui est particulier. C'est rare que, en fait, ça n'arrive jamais, même que je fasse ça avec les écoles avec lesquelles je travaille. Il y a quand même quelque chose. Ils m'ont chacun écrit à moi. Ça m'a énormément touchée, en fait. E però questa cosa delle cartoline è una cosa che crea un rapporto che non si crea mai fra un autore e dei lettori, perché crea un rapporto molto speciale, molto personale, perché ognuno di loro ha proprio scritto a lei. E quindi è una cosa che l'ha toccata moltissimo. Après, j'aurais aimé qu'ils m'en disent plus parce que souvent ils sont restés très discrets quand même. Puis je pense que ce serait intéressant en fait d'avoir aussi des récits de leurs grands-parents, par exemple. Tu vois, cette succession de générations au même endroit, je pense que ce serait une belle cartographie subjective de la ville.
E poi una cosa che le sarebbe piaciuta di più, ma è complicato, è magari andare un po' più avanti. Dice che i bambini sono stati a volte molto timidi nel raccontarle delle cose. E una cosa che probabilmente sarebbe molto bella da fare è provare a fare una cartografia soggettiva, sentimentale di questo spazio, mettendo insieme i racconti dei bambini e poi quelli, ad esempio, dei loro genitori o dei loro nonni, in maniera da creare proprio una stratificazione. Parce qu'après, enfin, je ne sais pas, tu imagines, c'est toutes les présences qui sont passées là, quoi, que tu sens après quand tu promènes. Si tu sais, si chaque personne dans une ville te racontait une anecdote à un endroit précis, mais cette ville, d'un seul coup, elle aurait une autre dimension quand même. E dice Delphine che sarebbe una cosa come la città prenderebbe un'altra dimensione se ognuno potesse raccontare tutte le cose che stanno in ogni strato della città. La città diventerebbe fatta in un'altra maniera se ci fosse questa serie di livelli in cui ognuno racconta quello che poi è stato per lui quel punto esatto. Trop compliqué. Troppo complicato da fare. Direi che abbiamo sforato tutti i tempi possibili e immaginabili e mi scuso con le ascoltatrici e gli ascoltatori perché siamo andati un po' lunghi, ma non capita tutti i giorni di poter chiacchierare con Delphine, quindi ne approfittiamo. Io ringrazio moltissimo Delphine per aver sempre detto che non aveva niente da dire e poi aver parlato un sacco. E ringrazio Lector, soprattutto ringrazio questa bellissima e complicata edizione, ma che ci ha dato tantissima soddisfazione. E vi invito tutti quanti, ovviamente chi può, a ascoltare meglio e più diffusamente il racconto di Conversando a testa in su domani mattina alle 10. E grazie mille. Per chi non ci sarà, vi do appuntamento al Lector 2021, dove spero ci vedremo tutti in carne ed ossa. E grazie mille, Delphine. Merci. A bientôt.